Buonasera e benvenuti all'ottava puntata del nosso videoblog. Vittorio, cresciamo? Andiamo avanti. Ce l'abbiamo fatta. Dopo abbiamo pure una novità su questo. Sì. Siamo arrivati al primo giugno, martedì primo giugno, martedì 1° giugno. E si avvicina anche un'altra cosa importante, Budapest. Questa sera ci saranno due eventi importanti, ci sarà un evento importante. Lo diciamo dopo, però. Lo diciamo dopo, anche perché dobbiamo riprendere la puntata precedente. Esatto. Avevamo promesso al... io ho gli occhiali e non vedo. Avevamo promesso al nostro giocatore Ogarulent, che sì, avremmo commentato e portato sul videoblog la sua mano anche a beneficio di altri giocatori che avessero ancora dei dubbi. Noi l'abbiamo già preparata, vediamo che cosa è successo a Ogarulent. Allora, io non so che cosa tu abbia preparato, ecco. Dico solo, ti seguo e certo, immagino... intranquillo. Sì, immagino che sarò il giocatore a perdere. E devo dire anche un'altra cosa, l'altra volta mi hai fatto vincere ma non c'erano le caramelle in palio. Infatti, ma guarda, oggi ne ho messa qualcuna. C'è un piattino però, vedremo. Che in effetti, insomma, adesso vedremo che cosa combina il server. Vediamo un po' subito, noi partiamo subito dal flop, perché questa volta il fenomeno interessante avviene sul tavolo. Esatto. Tu che cosa vedi? Io vedo un tris di tre. Subito al flop e qui si va già in palpitazione. Esatto. Quindi c'è già chi folda, chi scappa, chi dice oddio mio che sta per succedere, perché in effetti sono situazioni molto molto pericolose. Esatto. Ma il vero colpo di scena arriva quando siamo rimasti in gioco soltanto noi e arriva con il turn. Eccolo qua, che cosa vedi? Il quarto 3. Il quarto 3. A terra. Evento molto molto raro, ma non impossibile. E succede anche questo. Per adesso, la mettiamo nelle curiosità, facciamo vedere però questo poker di 3 servito, servito entro il turn, lo vedrete davvero poche volte. A questo punto il river sarebbe abbastanza anche ininfluente. Perché è influente? Perché è un 9. È un 9. E non c'è. Adesso scopriamo le nostre. I due giocatori carte rimasti sono Ogarulent con la coppia di Jack. E il rivale di Ogarulent, che non è sono ricordo chi fosse, con queste carte. Con un donna e 8. E un 8. A questo punto tu esulti e dici, mamma mia, che ho fatto? Ho fatto full, fatto un tubo, ho fatto solo tris, e quindi ho vinto, e allunghi le mani sul piattone. Esatto. Caramelle, ma ci provo, però chiettata. Ogarulent. Ogarulent in pratica ma dice... Ma come? Il server ha sbagliato. Ha sbagliato. Avevo perché? Vinto io, perché? Io avevo fatto il full, io, si vince col 2, col 3, col 3. No, dice, praticamente lui era convinto che si vincesse, che si, esatto, i punti si valutassero con le due carte in mano obbligatorie e 3 delle 5 carte a terra. E 3 delle 5. E quindi era convinto di aver fatto full, cioè 3-3 certo, più la coppia di Jack. Certo. Ebbene, quindi noi gli abbiamo già risposto sul blog e lo ripetiamo, non è così. Non è così. Allora, nel Texas Hold'em, noi lo riepiloghiamo per chi magari cominciasse a giocare proprio in questi giorni, si guardano sempre le 5 carte migliori delle 7 carte, per cui potrebbe esserci addirittura la mano top sul tavolo, una scala reale sul tavolo, esatto, questo vorrebbe dire che tutti e due abbiamo fatto scala reale, il punto non è superabile. Nel caso però del poker, dove rimane ancora una quinta carta, esatto, libera, che cosa succede? Vince la quinta carta più alta, cioè in questo caso, e mi spiace, vinco io. E ti prendi, anche in questo caso, voluto, almeno una non me la lasci. Ma sì, dai, una te la, che una signora, te la lascio, grazie, una te la lascio per la prossima volta, qui c'è il buio della prossima volta, avremo forse su questo le 5 carte migliori, indipendentemente, esatto, dal fatto che siano del tavolo o che siano le due carte personali. Cos'è successo? Probabilmente Ogarulent ha confuso il Texas con l'Omaha. Nell'Omaha, che è un'altra specialità di poker, bisogna invece comporre la mano obbligatoriamente con due delle quattro carte personali e con 3 del tavolo. In questo caso avresti vinto tu con un full, mentre io ho rifatto soltanto 3. Benissimo.
Posso togliermi gli occhiali? Sì, da, quelli da giocatore. Adesso come da blogger invece diciamo, a tal proposito sulle giocate abbiamo ricevuto un bel commento da 82 Frank. Lui ci chiedeva, a proposito dell'ultima puntata, la settima, quella in cui avevamo commentato i dolori della povera Marge, di vedere una puntata basata sulle mani di partenza, cioè sulla posizione e sulle mani di partenza, e quando sarebbe più corretto fare un race piuttosto che un all-in, perché ha trovato molto interessante questo argomento. Raccogliamo questa richiesta e questa provocazione, ci stiamo attrezzando, in una delle prossime puntate parleremo proprio di questo. Ma non solo, ma dedicheremo più puntate alle mani di partenza, perché indubbiamente ci sono molte cose da dire e anche molti luoghi comuni da smentire. Benissimo. Ci proveremo. Vogliamo andare avanti? Andiamo avanti. Parliamo di Budapest. Perché stasera, l'avevamo accennato all'inizio della puntata, cosa ci sarà, Vittorio? Beh, questa sera ci sarà l'opportunità di vincere il tavolo VIP, cioè una partecipazione sicura, tranquilla e garantita a un evento televisivo. Quindi è una puntata di Poker 1 Mania su Italia 1, che è la trasmissione di poker più seguita di Renluca, più seguita in tutta Italia. Sì. È un'opportunità bellissima, dà molta visibilità, la si racconta fra anni, no? Io una volta ho partecipato a una medaglia e magari ho anche vinto. Per cui il torneo di Palio, un posto, domani sera ci sarà un altro posto. Quindi attenzione, perché la comparsata televisiva viene vinta soltanto dal primo qualificato. Se ci fossero, per via dell'aumentare del montepremi, ci fossero più pacchetti per Budapest, dal secondo in poi vince soltanto il pacchetto senza tavolo televisivo. Possono partecipare anche quelli che hanno già il tavolo, che hanno già vinto il pacchetto per Budapest. Esatto. In questo caso cosa succede? Che vincerebbero il tavolo di 600 euro del premio. Diciamo quello che viene al plurivincitore. Diciamo che l'argomento di stasera è il tavolo televisivo. Esatto. Diventerete famosi, VIP, tre VIP per una notte. Benissimo, a questo proposito, chi saranno i VIP? Questo io non lo so. Non lo sveliamo, però vogliamo dare tre indizi per ognuno dei tre. Allora, il primo è un figlio d'arte. Ed è un... diciamo solo questo. Vediamo se arriveranno commenti. Ma io la prima che sento, che io si non lancio. Sono una di questo argomento. Il secondo è un grosso personaggio. Legato al mondo del grosso. Legato al mondo del... Perfetto. E il terzo personaggio, Dulcis in fundo, lo abbiamo riservato a quello, è una donna. È una donna. Quindi nome apparentemente italiano. Una personaggia. Nome apparentemente italiano per una bellissima straniera. Per una bellissima straniera, che giocherà ai tavoli. Per no, è VIP. Questo è VIP. Perché abbiamo un'altra novità. Ecco. Pareva, ma sei l'esperto, sei tu. L'esperto sulle donne. Mi documento io. Abbiamo pubblicato anche la foto di una bellissima, a proposito dei tavoli VIP, poi abbiamo inserito che ci sarà Davide Silvestri a giocare ai tavoli. Sì. Si è così appassionato a questo gioco ed è gli è piaciuta così tanto la tappa di Cranisca, dove lui era un VIP, che questa volta ha deciso di calarsi tra i giocatori. Vuole giocare il vero torneo e sarà un giocatore del torneo. Non sa in che guaio si va a mettere con i nostri grandi player. Lasciatene almeno qualche pezzettino per il Montenegro. Non spranatelo proprio del tutto. E spolpatelo proprio fino allo scheletro. Foto pubblicata nell'articolo, ci sarà Silvia Freire. Miss Ungheria nel mondo 2008, credimi Vittorio, io l'ho vista a Budapest per caso quando siamo andati a prenotare gli hotel, è bellissima. Guarda, mi basta la faccia che fai quando la... Giocherà nel giorno 1A. Vittorio, dobbiamo concludere. Sì, schede alla info@peoplespokertour.it dei player che non l'avessero ancora fatto, e ci diamo appuntamento a venerdì. Venerdì. Grazie.